Ah, è vero che siete scesi. Chiudete gli occhi 2 minuti, dai, state dentro un po', state dentro, su, non vi fa male, su, state dentro. Imparate ad ascoltare in profondità. Non fidatevi solo delle orecchie. Sono mesi che parliamo di trappola. La prima trappola deriva dall'idea che quello che ascoltate con le orecchie sia reale. Quello che ascoltate con le orecchie è molto spesso caos. Si esce dalla trappola anche e soprattutto ascoltando in modo nuovo. Senza aspettative. Provate a attualizzare dentro di voi che cosa potrebbe voler dire un ascolto senza aspettative. Che cosa vuol dire un ascolto senza aspettative? La vostra mente non può concepire un ascolto che sia senza aspettative. Fatevi dentro, ragazzi, su, non ci sono controindicazioni, nessuna controindicazione. Incominciare a sviluppare un ascolto senza mente. Se non ci provate mai, resterete sempre intrappolati. Ascolto senza mente. I nostri cuori adesso hanno una vibrazione. Quello che vi dico è il risultato di questa vibrazione e cerco di trovare le parole per comunicarvi qualche cosa. Ma prima delle parole c'è una vibrazione. Se riuscissi a comunicarvi questa vibrazione, non avrei più bisogno di parlare. Gesù avrebbe potuto trasmettere tutto il suo insegnamento con un sorriso. Noi viviamo ancora dopo 2000 anni con la necessità di far filtrare tutto quello che arriva attraverso la mente. La maggior parte di voi conosce solo questo sistema.
quando vi si chiede di ascoltare, semplicemente girate la testa verso colui che parla, a volte. Proiettate la vostra attenzione sulle parole, a volte, per qualche minuto, a volte succede. La maggior parte di voi si starà dicendo: è l'unico modo che ho di ascoltare. Ma non è vero. Anche questo fa parte della trappola. Non è vero. Non è l'unico modo che avete di ascoltare. Non importa se non lo percepite, incominciate a dirvi: non è vero, dentro. Va bene così. Vediamo un po' questo punto. A parte che oggi volevo fare un po' una giornata, se possibile, anche un po' di domande e di risposte, perché voglio anche rendermi conto se voi, dopo questi incontri sulla trappola, incominciate a vederla questa cavolo di trappola, oppure venite qua solamente perché vi fa piacere, perché il posto è bello, perché vi divertite, può anche darsi. Però mi interessa proprio sapere come voi state uscendo dalla trappola, se no non serve a niente, cosa parlo a fare, giusto? Quindi poi vi interrogo. Potete anche rifiutare, non è abilito, però è una cosa simpatica. Prendo la lista di Marcella, prendo un nome a caso e voi venite qua e dite: la trappola, adesso ti dico io cosa. E come ne esco, va bene? Perché altrimenti so che ognuno di voi poi ha dei piccoli problemi a rapportarsi con quello che dico e che restano lì, o perché avete vergogna a parlare, o perché aspettate di andare al ristorante a parlare di... La maggior parte di voi è così. Se avete qualcosa da dire, no. Poi, appena andiamo a mangiare qualcosa, dite: scusami, ma c'è una cosa che non ho capito. Il senso dell'esistenza. E io dico: posso dirtelo dopo la maturità? Quindi poi mi interrogo, poi mi interrogo. Penso che sia una cosa bella, no? Uno viene qua e almeno... Se ha delle cose che non sono chiare, si dedica tutta la giornata a lui. È meraviglioso. Allora, avete fatto questo esercizio? Guarda che qualcuno di voi proprio non ci vuole proprio entrare. Qualcuno di voi è lì dicendo: la seggiola è poco comoda, sentendo le vostre chiappe sulla plastica, sento fa un po' caldo, fa un po' freddo, c'è vento, ma entrate qua. Non ci sono controindicazioni a chiudere gli occhi e guardarsi un po' dentro, eh? Non c'è nessuna controindicazione, non fa male a nessuno. Non è che uscendo di qua non vi ricordate più che siete ragionieri, che lavorate in banca, non è? E quindi se avete fatto l'esercizio, perché qualcuno proprio non lo vuole proprio fare, mi piacerebbe sapere cosa avete in mente. Chissà. Comunque, tanti di voi l'hanno fatto e... Non so quanti di voi hanno detto quella frase che dicevo io prima, cioè
io ho, mi sembra di avere solo questo modo per ascoltare, non so, capite, vi ricordate? Quando vi ho detto che non si ascolta solo con le orecchie, però la maggior parte delle persone dice, io se mi tappo le orecchie non sento più niente, certo anch'io se mi tappo le orecchie non sento più niente, però dietro le orecchie, dentro le orecchie c'è un certo livello di comprensione, vedete? Noi siamo fatti di tanti livelli. La trappola, come vi ricordate, è la personalità e questo è il mondo dello spirito. E noi siamo contemporaneamente tutti e due questi piani. E poi forse parleremo anche oggi di questo livello numero 4, di ciò che noi siamo, del ruolo che abbiamo noi come esseri umani. Perché noi su questo pianeta siamo proprio il punto di mezzo tra il mondo dello spirito e il mondo della materia. Il nostro compito è armonizzare l'armonia. Armonizzare lo spirito con la materia e viceversa. Svelare il mistero della materia, che è spirito condensato, e svelare il mistero dello spirito, che è materia diluita. Questo siamo noi. Fare di ciò che è in alto ciò che è in basso, e fare di ciò che è in basso ciò che è in alto. Abbiamo proprio un compito, eh? Quindi lunedì mattina, domani mattina, quando vi sveglierete direte, il mio compito è armonizzare ciò che è in alto ciò che è in basso. È bello, no? Armonizzare ciò che è in alto ciò che è in basso. E poi vi accorgerete che 24 ore, le altre 23 ore e 59 minuti, l'armonia tra ciò che è in alto e ciò che è in basso è scomparsa. La trappola è congegnata in modo che gli esseri umani non si ricordino più che cosa devono fare. Non si sa più. Mi piacerebbe parlarvi anche del perché avviene questo, perché non vi ricordate più, perché non ci si ricorda più di questa cosa, eh? Non è una bella domanda? Pronto? Che bello oggi, c'è un idrante, ma perché ci dimentichiamo, ma perché veniamo in questo mondo e ci dimentichiamo tutto? Eh sì, perché arriviamo come luce all'interno di un corpo, di tre corpi, e questi corpi funzionano da filtro tra noi e la realtà. E la ragione di questo filtro l'abbiamo già vista le altre volte, se ricordate. La ragione del filtro è che la realtà è talmente stracolma di bellezza che abbiamo bisogno proprio di occhiali da sole per guardare. Allora, la personalità è un filtro per l'umanità ancora troppo forte. Abbiamo davanti agli occhi ancora qualcosa che ancora ci acceca. Allora, non vediamo più la realtà nella sua bellezza, ma vediamo la realtà nel suo caos. Non riusciamo a distinguere la realtà e vediamo solo ciò che appare. Per questo ci dimentichiamo sempre, perché ci lasciamo abbagliare dal luccichio del mondo dell'apparenza. La personalità, per la maggior parte degli esseri umani, è ancora qualcosa di troppo pesante, di troppo forte. Qualcosa che ancora non è uno strumento per la visione della realtà. Sapete che ci sono tre gradi, l'abbiamo visto l'altra volta, li vediamo velocissimamente, tre livelli per guardare la realtà. Il primo è quello di vedere la realtà solo attraverso l'apparenza, cioè si vede solo l'apparenza e la realtà non si vede. Si vede solo ciò che luccica, si vede solo l'aspetto delle persone, un po' il suo carattere, un po' il suo pensiero, ma quello che è reale lo si vede dopo un sacco di tempo, forse. Poi c'è una seconda fase, se ricordate. La seconda fase in cui si comincia a capire che la personalità nasconde la realtà, e allora si fa uno sforzo. E quindi, quando vi ho fatto fare l'esercizio dell'ascolto, chi non ha fatto l'esercizio è semplicemente ancora abbagliato dalla parte personalità. Dice, no, cosa devo fare esercizio? Quello che ascolto, ascolto. È questo che ascolto, ecco, questo che ascolto. Avete mai visto, non so, quando c'è un incidente, per esempio, ci sono 10 testimoni, è bello? Perché ognuno di essi ha visto 10 cose diverse, una cosa diversa, ognuno vede delle cose diverse, è bellissimo, non so se mi è mai capitato. Per esempio, quando vi capita che qualcuno fa un articolo su di voi e vi dice cosa pensa di voi, vedete che ha delle visioni che sono incredibili.
Noi ci accontentiamo di ciò che vediamo, ciò che ascoltiamo, ma non corrisponde mai alla realtà. Tu avevi detto questo? Chi io? Non ho mai detto io. Sono sicuro, l'ho sentito, no? Non l'ho detto, mai sentito. Chi ha ragione? Non si capisce niente. Questo è il primo livello. E qui è il mondo del caos, della confusione e della frustrazione. Da lì non uscirete mai. Contenti? Chi non ha fatto l'esercizio non esce. Non perché non avete fatto, non è una punizione, che dite non hai fatto l'esercizio, ti voglio punire. No, potete fare quello che volete. Però io penso che venite qua per fare il punto sulla situazione. Se non riuscite neanche a chiudere gli occhi e a cercare di capire che c'è qualcos'altro, che si può vedere qualcos'altro ad occhi chiusi, che si può ascoltare anche senza le orecchie, oltre le orecchie, quello è proprio il primo passo. Avete proprio bisogno di un lavoro più di base, proprio, no? Del rilassamento interiore, del non giudicare tutto con la mente. Poi viene la seconda fase. La seconda fase, quindi, è quella che vi dicevo prima, si comincia a capire che l'apparenza nasconde la realtà. E allora ci si fida un po' meno dall'apparenza, eh? Si va a indagare più in profondità. Anche a livello d'ascolto è così. A livello d'ascolto si dice, ma, so, si sente un brano del Vangelo, si dice, beh, perché anche ieri, l'altro ieri, ho fatto un pomeriggio su un argomento, e una persona ha detto, ma come mai il mondo va così a catafascio che Gesù aveva detto che c'erano gli uccellini che mangiavano, che bevevano e che non avevano problemi? Bellissimo. Non è bello, sapete che Gesù ha detto così, e non preoccupatevi, cioè, come, non guardate gli uccellini come, che zampettano, no, che sculettano, no, che svolazzano. Gli uccellini che svolazzano. E questo mi ha detto, mi ha guardato e mi ha detto, ma gli uccellini svolazzano o non svolazzano? Allora, quando voi leggete il Vangelo è così, all'inizio prendete tutta la lettera e se gli uccellini non svolazzano vuol dire c'è qualcosa che non va. Se i gigli del campo non sono contenti vuol dire che se magari sono un po' così, che c'è un giorno un po', che sono un po' di cattivo umore, cioè, Gesù si è sbagliato. Questa è la prima fase. Poi vi dite, ma vorrà dire qualcos'altro? La realtà sarà un po' diversa rispetto all'apparenza, è già un primo passo. E poi sapete che c'è la terza fase, in cui io vorrei portarvi se possibile, però non lo so. La terza fase è quella nella quale l'apparenza non nasconde più la realtà. L'apparenza non inganna più, ma l'apparenza è apportatrice di realtà, di bellezza. Mi seguite? Già persi? Al terzo tentativo già? Quindi, voi potete imparare ad ascoltare anche questo. Ascoltare, vi faccio un esempio. Ogni tanto c'è qualcuno di voi che mi viene a dire, guarda, ho sentito una conferenza di uno, diceva proprio il contrario di quello che dicevi tu. Perché? Perché? Perché magari ha usato un'altra parola, perché dice, noi, per noi la parola pietà è una cosa brutta, invece la parola compassione è una cosa bella. L'altro invece ha usato la pietà come una parola bella e compassione come una parola brutta. Dite proprio il contrario voi, capite? Vedete? Pronto? Capite cosa voglio dire? Sì. Che livelli. Perché? Perché siete ancora fermi all'apparenza, sentite una parola, ci mettiamo, è vero che ci mettiamo 10 anni per metterci d'accordo sulle parole, ma le parole sono solo parole. Le parole nascondono qualcosa, oppure possono non nasconderlo. Basta guardare l'altro, sentire come parla, per capire che usa la parola pietà come emozione superiore, quella qua. Capite? Quindi vedete il vostro ascolto come può essere. Voi sentite uno che dice la parola pietà, per noi ha un significato, va bene, ci avete messo tanto tempo, ma è solo una parola. Guardate, cercate di ascoltare il sentimento, il modo di pronunciare la cosa, gli occhi della persona, non solo ciò che dice, altrimenti è un mondo del caos, dove ogni parola può rappresentare una cosa e anche il suo contrario. E questo è uno degli elementi fondamentali della trappola, cioè il fatto che qualsiasi cosa si dica su questo piano è falsa in un certo senso, può trasmettere sia la verità che la menzogna più assoluta. Questo è importante da sapere, perché se non cambiate il vostro modo di ascoltare, le cose vi sembreranno sempre vere, false, continuamente andando da una parte o dall'altra. Invece si può cambiare il proprio modo di ascoltare, allora l'apparenza non solo non inganna più, ma è apportatrice della bellezza della sostanza. Non so se mi spiego. Le parole che vengono usate da qualcuno sono apportatrici di quella vibrazione, ma è quella vibrazione che è importante. È la forza che è importante, è il fuoco che è importante, è la luce che sono importanti.
La luce viene veicolata poi attraverso le parole, i gesti, attraverso la personalità. Allora la terza fase è quella, la terza fase quindi non esiste più nulla di falso sul pianeta, è tutto reale. Quando voi cominciate a vedere il mondo dello spirito, vi accorgete che è tutta realtà e non esiste più la finzione e non esiste più paradossalmente neanche la trappola, non esiste più niente di tutto questo.